Innanzitutto a livello tecnico, loro hanno dei giocatori che hanno giocato in categorie superiori, anche se hanno una certa età, giocano ancora molto, molto bene. E per stare al passo bisognava giocare meglio, fare meno errori e gestire meglio tante situazioni strane che ci sono di alzata, di contrattacco. Però di là ho visto una buona squadra difendere tanto, sbagliare poco, e poi alla fine a pallavolo contano sempre le stesse cose. Noi dobbiamo, secondo me, essere quello che ho detto ai ragazzi subito alla fine, capire che possiamo giocare e dobbiamo giocare meglio di così e imparare da una partita come questa, quindi non farne un dramma assolutamente, ma imparare da tutte le situazioni che si sono verificate oggi. Mi sembra comunque che avete sbagliato anche molto sulla battuta. Sì, avete oggi regalato tantissimi punti. Sì, peccato, ci alleniamo tanto, ma evidentemente dobbiamo allenarci ancora di più, perché un conto sono le situazioni di allenamento, un conto le situazioni di partita, e siamo riusciti solamente nel secondo set a mettere in difficoltà il loro libero, cosa che succede raramente. Siamo stati bravi, ma poi abbiamo rallentato, battuta in salto, siamo stati discontinui oggi, e quindi tutte queste cose, giustamente, contro una squadra esperta che sbaglia poco, le paghi. Coach, è un passo indietro rispetto alle ultime due partite, o comunque l'avversario, essendo superiore, insomma, non vi ha messo nelle condizioni di ripetere le ultime prestazioni? Ma ogni partita è diversa. È ovvio che giocare contro squadre della prima parte della classifica non è come giocare contro squadre della seconda, perché queste qui sbagliano di più, ti lasciano. Non è che contro quelle squadre lì non sbagli, ma magari poi ti lasciano, te lo fanno pagare di meno. Quindi non è questione di un passo avanti. Io vedo sempre dei passi in avanti, sia nel modo in cui ci alleniamo, sia nell'organizzazione di tante cose, anche societarie, così. La società continua ad aiutarmi, e insomma è una stagione, secondo me, a cui bisogna ricavare tutto il possibile, e niente, andiamo avanti. Noi abbiamo tante partite difficili di qua alla fine. Se tutti i punti che riusciremo a portare a casa, sarà perché avremo giocato sicuramente una pallavolo migliore di quella di oggi, e dobbiamo lavorare per questo. Abbiamo rivisto in campo, anche se per poco, Menardo. Qual è la sua condizione? Lui adesso ha ripreso ad allenarsi regolarmente, è al punto che ho scelto, per ragioni anche di allenamento, di lasciare Luca Chiappello nel gruppo giovanile, in modo che abbia un po' la possibilità di giocare, e io spero anche di trasmettere agli altri suoi compagni di squadra quello che ha fatto qua. Quindi abbiamo quattro schiacciatori, lui per adesso ci aiuta di più in seconda linea. Ho già fatto un bel cambio, devo imparare io a utilizzarlo nel modo migliore, ma così recupero. Ovvio che per lui è stata una stagione sfortunata, e ci abbiamo messo tanto a recuperarlo, perché era un problema abbastanza complicato, sembrava quasi dovesse aver chiuso la stagione. Sono stati bravi lo staff medico a rimetterlo in campo, quindi ci sta dando la sua mano. Anche lui ha esperienza, non ha una condizione ottimale da poter fare più di quello che sta facendo adesso, ma così è una cosa in più per la squadra.